Vi confesso che come candidato ero un poco preoccupato nel venire qui. Poi due cose mi hanno rassicurato. Da un lato le parole, diciamo così, sollecitanti della professoressa Livigni, dall'altro lato la presenza di tanti giovani che in fondo sono quelli che danno a noi, ormai del secolo passato, nel senso letterale della parola, la spinta a continuare a pensare. Perché il nostro è un curioso tempo nel quale si continua certamente a vivere. Se non si vivesse non ci saremmo, ma si tende a ridurre l'impegno nel pensare. È la nostra un'età nella quale domina il calcolo, che pure è molto importante, ma lo domina, diciamo, a spese del pensiero. L'essere umano, visto che siamo in tema di antropologia, è un essere per certi versi ambiguo nel senso che due grandi funzioni lo rendono quello che è. Certamente la prima funzione è quella del calcolare. Lasciamo stare tutta la storia del calcolo che affianca la storia umana, e senza il calcolo la storia umana non sarebbe stata quella che è. Ma dall'altro lato è qualcosa che non è totalmente nostro, il calcolo. Non so se vi è mai capitato, certamente vi è capitato, di vedere un gatto che sta in agguato in attesa che passi il topolino. Il gatto è immobile e si sa che la immobilità non è la immobilità di una statua, è la immobilità di un corpo vivente che per essere immobile deve compiere degli sforzi. Il gatto si sforza di stare immobile in attesa che passi il topolino. Nel momento in cui il topolino passa, il gatto ha uno scatto e agguanta il topolino. Con una precisione straordinaria. Come avviene questo? Evidentemente il gatto ha nel suo apparato cerebrale un sistema di calcolo che, come quello con cui si regolano i cannoni moderni, degli apparati di calcolo che rendono possibile puntare nella maniera più precisa possibile. E il gatto è questo apparato capace di elaborare attraverso una serie di calcoli che ovviamente alla coscienza del gatto sfuggono e giungere a realizzare questo colpo che è nel suo progetto. Quindi il calcolo. E il calcolo, ovviamente, se lo si trova nel gatto, a maggior ragione lo si trova nell'uomo. Una serie di nostri movimenti, se noi pensiamo ai movimenti della mano di un violinista, sono procedure complessissime rese possibili da che cosa? Da questo centro di calcolo che il violinista ha dentro di sé. Ma il calcolo esaurisce l'umanità dell'uomo.
Il calcolo non è solo dell'uomo, abbiamo detto. Ogni essere vivente animato, il vegetale forse no, perché non si deve muovere, ma ogni essere vivente animato, cioè semovente, il fatto stesso di decidere di muoversi e di come muoversi dipende da un calcolo cerebrale preciso, perfetto. L'uomo non è solo questo, tanto è vero che voi siete qui con dei quaderni, dei libri e soprattutto con la vostra attenzione e con la vostra curiosità. Cioè, c'è in voi non soltanto il calcolo, ma c'è il pensiero. Ovviamente il pensiero non sarebbe possibile senza il calcolo, ma va oltre il calcolo. Questo è un punto fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare se vogliamo ancora continuare a dare senso a ciò che siamo. Noi siamo calcolo. E il calcolo ci permette di trascendere il calcolo. Questa è la cosa più importante. Perché il calcolo ci fa fare quello che il nostro stesso organismo sente il bisogno di fare. Ha fame, il povero gatto ha fame, attende il passaggio del topolino e riesce a sfamarsi perché il suo calcolatore interno funziona bene. Ma noi, nel momento in cui pensiamo, noi non siamo solo il calcolo, ma noi, ecco, io adesso sto pensando che il mio cervello calcola. Quindi non c'è solo il calcolo del mio cervello. E le stesse parole che vi sto esprimendo sono regolate dal calcolo, ma non c'è solo il calcolo, ma accanto al calcolo c'è la consapevolezza del calcolo. La domanda: che cosa c'è nel mio cervello? La domanda: perché mi è venuta l'idea, iniziando questo seminario, di parlare del gatto e del topo? E la domanda va al di là del fatto del calcolare. Quindi c'è un trascendere del pensiero continuamente nei riguardi del calcolo. Il calcolo si può ripetere infinite volte, infinite per modo di dire, insomma molte volte, il pensiero ogni volta è diverso da quello che era prima. Anche quando crediamo di dire le stesse cose, non sono le stesse cose che dicevamo 10 minuti fa. Questo fa immediatamente capire quale sia l'importanza della domanda sull'uomo. Del resto, ancora una volta, la storia ce lo conferma. La storia del pensiero umano nasce nella forma alta in cui noi la conosciamo e in qualche modo la pratichiamo ancora, nasce nella cultura greca antica. Nasce quando si pone la famosa domanda: chi sei tu? Si pone la famosa domanda: conosci te stesso? Conosci te stesso non significa guarda la carta d'identità che porti nel portafoglio per sapere chi sei. Ma conoscere te stesso significa non appiattirti su quello che sei, ma cerca di capirlo quello che sei. Quindi c'è qualcosa in più. C'è un'eccedenza del pensiero sulla stessa meccanica fisiologica che rende possibile al pensiero di pensare. Senza questo mio calcolatore cerebrale non potrei parlare del pensiero. Però, nel momento in cui io parlo del pensiero e pongo la domanda chi sono io, in questo momento
sono andato al di là del calcolatore stesso. Ora, fatta questa premessa così episodica, suggerita dalla situazione, quello di cui mi ero proposto di parlare in questo inizio di seminario, mi dispiace di non poter domani continuarlo, ma ci incontreremo in un'altra giornata certamente, e quello che mi ero proposto di studiare insieme con voi è un passaggio di carattere fondamentale che avviene nel pensiero, non solo nella filosofia, ma nel pensiero complessivamente, nella cultura umana, europea in modo particolare, tra la fine del XIX secolo e il principio del XX secolo, tra fine di 800 e principi di 900. Voi sapete che la filosofia ottocentesca è stata dominata nelle sue forme più, diciamo, nobili, tra virgolette, da una idea trascendentalistica, il trascendentalismo. Ce l'aveva insegnato Kant. È vero? E per Kant il trascendentale è non la forma del conoscere che non si ricava dall'esperienza, ma è a priori rispetto all'esperienza, come per lo più si dice. Il trascendentale è la conoscenza che noi riusciamo a costruire di queste condizioni a priori che caratterizzano la conoscenza umana. Quindi non è una... La priori, il trascendentale non è l'a priori, ma è la comprensione della priorità dell'a priori. Se leggete la critica della ragion pura, vi sono passi molto precisi su questo punto. Questo allora che cosa significa? Significa che gli a priori, tempo, spazio, secondo Kant, le famose categorie che egli ricava da Aristotele, sono degli a priori, ma questi a priori, credo che tutti sappiate benissimo che cosa sono gli a priori nell'idea di Kant, sono delle forme del conoscere che non si ricavano empiricamente. Il tempo. Non è che io ho il concetto di tempo perché a furia di vedere tempi mi sono formato l'idea del tempo. Sarebbe una interpretazione empirica della forma tempo. Ma io ho il tempo, ho in mente il tempo perché posso dedurlo, cioè dimostrarlo, senza ricorrere all'esperienza. E infatti io se posso anche fare i tentativi, le prove di percepire qualche cosa senza che c'entri il tempo. Per quanti sforzi io faccio, non riesco a percepire nulla senza che c'entri il tempo. Perché tutto ciò che io percepisco, lo percepisco in due, su due piani del movimento e del tempo. Il piano della cosa stessa, quel signore sta cambiando la pagina, cioè sta facendo un cambiamento. E come si potrebbe immaginare il cambiamento senza il tempo? Poi si potrebbe dire che non è il cambiamento il tempo, ma il tempo è il cambiamento stesso, ma lasciamo stare questa difficile questione. Rimane il fatto che l'idea del tempo è un'idea che non mi viene per
astrazione dall'esperienza particolare. Non è che a furia di vedere tempi io mi formo l'idea del tempo, no. Il tempo è una condizione che io scopro come non superabile per poter percepire le cose. Io sto parlando a voi e non potrei parlare a voi senza ricordarmi che ho detto poco fa qualche cosa di diverso da quello che sto dicendo adesso, senza avere la chiara idea che fra poco dovrò arrivare a dire qualche cosa che non sto ancora dicendo. Quindi il mio stesso parlare è tempo. E quindi la forma del tempo è in qualche modo la forma, è una delle forme della vita. Però il filosofo non è la vita, ma è viceversa colui che cerca di capire quali sono le regole della vita. Ora, capire quali sono le regole della vita, questo è il compito della filosofia che si dice trascendentale. E il trascendentale quindi è qualche cosa che impegna il filosofo a capire quali sono le condizioni della vita che intanto può essere vissuta come vita in quanto ha delle forme, in quanto ha degli a priori, perché altrimenti ci sarebbe un retrocedere all'infinito. Che cosa c'è prima di questo? No, io sono nella vita e nella vita ci sono perché ci sono secondo una determinata forma o secondo delle determinate forme. Ora, la filosofia ottocentesca, la filosofia, diciamo, della cattedra, indicando con ciò la filosofia ufficiale, è la filosofia la quale, muovendo da Kant, cerca di affinare la conoscenza di questi a priori, i quali sono tali e possono essere tali in quanto sono, per così dire, sospesi a un a priori originario, fondamentale. Tutti originari sono, ma qual è il più originario di tutti? Per Kant l'io penso. E quindi entra in gioco l'io. Che cos'è l'io? Certo, l'io è una parola, è un pronome. In quanto parola, in quanto pronome, è un risultato culturale. Ma per i filosofi trascendentalisti, l'io è innanzitutto un fatto. Kant dice proprio così. L'io penso è un fatto. Perché dice un fatto? Cioè è qualcosa che non si può ricavare da altro. Non si può né ricavare per astrazione empirica né ricavare per deduzione. Come si fa a dimostrare che c'è? Per dimostrare che c'è devo fare una serie di ragionamenti. E i ragionamenti chi li fa? Li fa l'io che pensi. Quindi, da questo punto di vista, c'è un principio originario che sta alla base di tutto il pensiero umano, e questo principio originario è l'io penso. Molta parte della filosofia ottocentesca lavora su questo tema fondamentale. E naturalmente è un tema... Scusate un minuto perché voglio controllare. Che io sono diabetico e quindi ogni tanto la mia glicemia va controllata. È un atto del pensiero, non è un gesto di carattere meccanico come quello che farebbe il gatto. Non si è. Vedete qual è?
quale rischio corre chi invita un uomo di 95 anni a parlare? Corre il rischio di dover pazientare. Va bene, allora io, per rassicurare me stesso e anche voi, assumo questo glucosio. Voi imparate una cosa pratica. Il glucosio, cioè uno zucchero particolare che viene immediatamente assorbito dal cervello, perché il diabete può portare a una mancanza di sangue nel cervello e quindi anche allo svenimento di chi sta parlando, cosa che mi è capitata, quindi nulla di preoccupante. Quindi si torna al problema del gatto. Vabbè, chiuso questo argomento, vedete come l'io penso non basta. No, questo c'entra col nostro discorso, perché l'io penso non è un attore senza corpo. L'io penso è una funzione del corpo. Una funzione che il gatto non ha, è una funzione che ha l'uomo. La funzione più alta, più complessa, quella che ci consente quella tale trascendenza di cui prima vi parlavo, è precisamente questo io penso. Allora, l'io penso non è certamente un soggetto puramente spirituale, mentale, anzi è mentale, ma la mente che cos'è? La mente è la funzione del cervello. Allora, quello che il filosofo fa veramente, concretamente, ecco perché stiamo parlando di antropologia, no? Quello che il filosofo antropologo fa è di ricomporre in una immagine, in un'idea complessa, tutte le parti dell'essere umano. Le parti non nel senso i pezzi del corpo, ma tutte le parti, cioè tutti gli elementi, i momenti di cui la vita umana è fatta. Quindi non soltanto il puro pensiero, perché non c'è. C'è questa funzione che ci permette di trascendere, ma trascendere non significa tagliare i ponti con ciò da cui trascendiamo. Nel momento in cui io parlo a voi, trascendo il sistema cerebrale che mi fa parlare, ma lo trascendo, ma non rompo i ponti con esso, perché se rompessi i ponti succederebbe quello che io volevo evitare che succedesse, cioè lo svenimento. Quindi l'io penso kantiano ha una serie di sviluppi nella filosofia dell'Ottocento, una serie di ricerche attraverso le quali si passa dalla pura e semplice deduzione trascendentale dell'io penso alla pretesa di dedurre, cioè di dimostrare, tutti gli altri momenti di cui l'io penso costituisce il nodo centrale. Non voglio andare molto più oltre, ma mettere subito sul tappeto la questione che ci sta a cuore. Cioè, noi ci troviamo nell'ultimo decennio dell'Ottocento di fronte alla, diciamo, alle riflessioni di un pensatore di straordinario interesse che è Wilhelm Dilthey. Perché? Wilhelm Dilthey è il pensatore che, pur nato all'interno del clima generale di tipo trascendentalistico, in fondo
rompe la rigidità di questo clima. La rompe innanzitutto introducendo nel discorso filosofico un termine nuovo, il quale termine è Erlebnis, termine tedesco, sostantivo del verbo Erleben. Leben in tedesco significa vivere. Erleben è una forma rafforzata, quasi come dicesse vivere il vivere. E l'Erlebnis è il vissuto, si traduce in italiano, vécu si traduce in francese, cioè si traduce in una forma passiva, perché il participio perfetto attivo nelle nostre lingue non c'è, c'è solo il participio perfetto passivo, vissuto. Ma vissuto che cosa vuol dire? Per esempio, il vissuto ha anche un altro suono, il vissuto è qualcosa di passato, l'esperienza che ho vissuta. Ma quando Diltei adopera la parola Erleben, Erlebis sostantivo, l'italiano Erlebnis, non vuol dire ciò che è stato vissuto, ma ciò che viene vissuto. In questo momento io e voi stiamo vivendo un'esperienza. Sarà bello, sarà brutto, soddisfacente, insoddisfacente, è un'esperienza. Un'esperienza che qualcuno dirà, ma quando finisce, un'esperienza che un altro dirà, ma forse chissà se il professore riesce a dirci qualche cosa di conclusivo. Quindi un'esperienza, qualcosa che si sta vivendo, Erlebnis. E col termine quindi Erlebnis, noi introduciamo nel discorso della grande filosofia ottocentesca, discorso eminentemente trascendentalistico, cioè tutto puntato sull'io penso, un elemento di rottura di questo compatto manifesto trascendentalistico, perché è Erleben, vivere, io vivo un'esperienza. Diltei fu soprattutto un grande storico. Allora, l'Erleben che cos'è? L'Erleben, cioè il vivere nel senso forte della parola, è il dover coscienza di quel movimento che noi stiamo compiendo, l'aver coscienza della nostra partecipazione a un mondo che noi chiamiamo mondo della cultura, mondo storico. E quindi ecco che la astrattezza dell'io penso, pura forma che riesce poi a imbrigliare tutto, quella astrattezza viene meno, perché in primo piano non c'è più l'io penso, in primo piano c'è l'Erleben, il vivere, in primo piano c'è il vissuto. E il vissuto viene poi ad essere assunto come tema centrale da un altro grande pensatore della fine dell'Ottocento, che è Husserl. E quindi ci troviamo con la fenomenologia husserliana. Ma anche Husserl è ancora attaccato al trascendentalismo. Perché qual è la tesi fondamentale di Husserl? La tesi fondamentale di Husserl è che per conoscere veramente l'io penso e tutto ciò che dall'io penso promana, bisogna compiere una operazione di sospensione del giudizio. In che senso? Nel momento in cui io vedo voi davanti a me, posso pormi la domanda: sono esseri reali, sono stanchi, sbadigliano,
li ho stancati, si sono scocciati, ma potrei anche fare un'altra operazione, prescindere dal fatto che voi siete degli esseri reali che mi state davanti e chiedermi quale sia il significato di questa percezione che io ho. E quindi Husserl prolunga il principio kantiano dell'io penso, passando dall'io penso come contenitore generale ad un'analisi di tutti gli oggetti che questo io penso nelle sue varie diramazioni riesce a pensare. In altri termini, se io guardo questa matita, non mi devo porre il problema di che è fatta, è pesante, è leggera, è consumata. Questo riguarda la realtà. Il pensiero riguarda invece la irrealtà. Irrealtà significa non qualche cosa che non è reale nel senso che non esiste, ma irrealtà significa qualche cosa che è puramente logico. Quindi la fenomenologia hegeliana, husserliana, sostiene il proprio lavoro, perché si tratta di un lavoro continuo di indagine, in cui si analizzano i vari momenti della conoscenza umana, la percezione, il pensiero stesso, le varie forme del pensiero, prescindendo dalla esistenza o meno dei contenuti, ma semplicemente ragionando intorno alle forme, quindi una specie di grammatica logica del pensiero, pura astrazione. E invece Diltei, anche Husserl adopera il termine Erlebnis, quindi abbiamo due pensatori, Husserl e Diltei, che adoperano lo stesso termine, Erlebnis, un termine che in qualche modo differenzia le nuove filosofie dalle filosofie trascendentalistiche precedenti, ma innova in un modo diverso l'uno dall'altro. Per Husserl questo Erlebnis è il fatto che il percepire viene da me conosciuto direttamente. Io non ho bisogno di interrogare altro per accorgermi che ho dentro di me la funzione del percepire, però devo prescindere dal rapporto del mio percepire con tutte le cose esterne. Quindi io percepisco la penna, ma non mi importa proprio niente che sia la penna ad essere percepita, che sia questa penna ad essere percepita. Quello che mi importa è cercare di capire, nel momento in cui io vivo questa esperienza, qual è la struttura logica di questa esperienza. Quindi una forma di logicismo esasperato, una forma di trascendentalismo portato fin nei minimi particolari. Kant si limitava a dire io penso, dedurre questo principio puramente autocentrato. E invece con Husserl io cerco di individuare quali siano le strutture logiche non del puro pensiero, ma di ogni particolare applicazione del pensiero. Quindi la percezione, il pensiero stesso come giudizio, la volontà, perfino la volontà. Diltei, quindi la posizione di Husserl è una posizione senza storia, cioè il pensatore non pensa il pensiero come processo storico, lo pensa come pura e semplice struttura logica. Quindi la fenomenologia husserliana è una fenomenologia della pura idea, è una fenomenologia del puro logos. Invece Diltei è uno storico e quando pensa all'erleben, al vivere, non pensa al vivere del logos, ma pensa al vivere della vita. Quindi già abbiamo fatto una notevole
abbiamo fatto un notevole passaggio da un modo di concepire la filosofia ad un altro modo di concepire la filosofia. Siamo passati da un puro logicismo ad uno storicismo. Nietzsche è un po' il padre di quella grande corrente che poi viene chiamata appunto storicismo. Ora, la cosa che a questo punto ci incuriosisce è che Diltai, parlando dell'Erleben, parla, come io vi dicevo prima, di elementi anche emozionali, di elementi affettivi e non soltanto di elementi logici. Ora, c'è a un certo punto della storia del pensiero contemporaneo una critica che dall'interno della fenomenologia husserliana, ma sotto l'influenza della lettura di Diltai, viene fatta alla fenomenologia husserliana. Cioè la fenomenologia husserliana trova in se stessa il proprio critico, e questo è Heidegger. Heidegger è il critico della filosofia, della fenomenologia husserliana. Entra nella fenomenologia husserliana, lavora all'interno della fenomenologia husserliana, ma a un certo punto rompe. Ecco la rottura fenomenologica. Ancora, le sue categorie fondamentali, quelle con cui lui pensa, sono categorie come il Leben, cioè la vita. Sono categorie come l'affettività, così come si trovava già in Diltai. Però il Leben e l'affettività in Heidegger hanno una curiosa sorte, che a loro volta vengono fenomenalizzata e trascendentalizzata. E quindi quando Heidegger parla dei vari momenti della vita, la vita per Heidegger è soprattutto espressa nel famoso sostantivo Dasein, esserci. Cioè vedete come si è cambiata la posizione. La vita è la vita, quella che io vivo, ma Heidegger, portando dentro di sé l'ispirazione fenomenologica, dice: no, io voglio capire non la vita che io sto vivendo, voglio capire qual è la struttura di chi vive, la struttura logica del vivere, quindi logicizzare la vita. Qual è la struttura logica del vivere? Per Heidegger è il Dasein, l'esserci, dove non c'è più l'uomo, non c'è più la storia, non c'è più il mondo, ma c'è lo stare nel mondo. Dasein, esserci. Sein significa essere, da significa qui, l'esser qui. Come vedete, in questo momento non c'è più l'io da una parte, il mondo dall'altra parte, né ci sono tutti i problemi di logica fenomenologica che aveva posti Husserl, ma c'è soltanto questo elemento centrale che è il Dasein. Il Dasein, l'esserci, comprende in sé tutte le funzioni: pensiero, esistenza, ma è anche affettività, perché altrimenti non sarebbe ricompresa la vita nel Dasein. Il Dasein sarebbe l'esserci, ma l'esserci solo come pensiero. E invece Heidegger vuole a tutti i costi cercare di trovare il modo di pensare l'esserci non solo come pensiero, ma anche come affettività, diciamo pure emozionalità. Solo che quello che molti dicono,
che in Heidegger entra l'emozionalità. In effetti esagerano, cioè scantonano, perché Heidegger parla dell'affettivo ma non parla dell'emozionale. Questo è un punto centrale, che è un po' la chiave del discorso che appunto mi ripromettevo di fare sull'antropologia, la frattura fenomenologica, la nuova fenomenologia, che è soprattutto antropologia. Cioè, siamo partiti da Kant, il cui trascendentalismo è pensiero, pensiero del pensiero, conoscenza del pensiero. Siamo passati a Husserl, dove questo pensiero del pensiero è pensiero di tutti i pensieri in cui il pensiero si frammenta. Ci siamo ritrovati con Diltei, il quale non vuole limitarsi al pensiero ma comprendere la vita nel suo insieme, quindi la vita come un erleben, e quindi ogni momento della vita come un erlebenis. E poi arriviamo a Heidegger, il quale dice: no, ma lasciamo stare il io penso, lasciamo stare le varie particolarità logiche, come è nella fenomenologia husserliana, e fermiamoci ad un unico elemento che possa dar conto della vita umana e raccoglierne il senso in un unico concetto. Questo concetto è il Dasein. E quindi nel concetto di Dasein deve rientrare il percepire, deve rientrare il distinguere, il giudicare, deve rientrare la vita. La vita. Ma che cos'è la vita? Voi sapete tra l'altro che nell'Ottocento europeo, negli stessi momenti di Diltei, di Husserl, si moltiplicano le forme vitalistiche, cioè di pensiero, di filosofia, la quale vuol tendere ad essere tanto capace di conoscere la vita da coincidere con la vita stessa. Vitalismo. E Heidegger ebbe la tentazione nei primi anni della sua ricerca di ammettere il vitalismo come momento filosofico fondamentale. Poi naturalmente abbandonò questa idea, prevalse in lui l'idea fenomenologica. Noi viviamo, il nostro vivere è una cosa, il nostro pensare la vita è un'altra cosa. Quindi torniamo alla logica dei momenti particolari del pensiero. Il punto sul quale io volevo fermarci, è che quando si dice che Heidegger è il filosofo della emotività, dell'affettività, si dice una cosa imprecisa, perché si confondono due cose: affettività e emozionalità. E si confondono, normalmente si confondono, ma proprio nel lessico heideggeriano avviene questa confusione. Io vorrei fermarci su questo punto. C'è una pagina di un testo heideggeriano del 1924 che è Der Begriff der Zeit, il concetto del tempo. E qui fa capolino il tempo. In questa pagina, in una pagina di questo testo, che è del 1924, quindi di un Heidegger ancora giovane, c'è Heidegger riporta un passo agostiniano,
perché Heidegger è stato anche un grande conoscitore della filosofia cristiana antica e in particolare di Agostino. E che cosa dice Heidegger? In questo passo agostiniano, io vorrei trovare il passo. Vediamo se ce l'ho qui. Ecco qui, Sant'Agostino parla delle affectiones, affezioni. E dice, insomma, il gioco è questo, le affezioni. Heidegger traduce affezioni con Befindlichkeiten, affezioni Befindlichkeiten, perché in tedesco la comune espressione come mi sento, qual è il modo, come ti senti, il sentirsi, nel senso di sentirsi di umore, si dice precisamente il sich befinden, il sentirsi nel senso del come sentirsi di umore, e lo stare bene o male, sentirsi in forma o no. Questo è il sich befinden. Ora, in Heidegger si trova il sostantivo Befindlichkeit, quindi lui ha dato sostantivazione astratta a questo modo di parlare, che è quello in cui si esprime un momento della vita, come ti senti bene. Lui ha eretto questo stato d'animo a carattere filosoficamente rilevante, la Befindlichkeit. Ora, la Befindlichkeit è il sentirsi, ed è il sentirsi come affectio. Cioè, come modificarsi dell'animo di fronte a determinati elementi che turbano lo stato precedente. E ancora, ecco. Beh, lasciamo andare. Ho perso il filo, cioè non ritrovo quel punto che volevo, su cui volevo fermarmi. Ma fermiamoci al concetto. Dunque, la Befindlichkeit è il sentirsi. Ma sentirsi
per Heidegger corrisponde al concetto agostiniano e questo concetto agostiniano del sentirsi in effetti è una sottolineatura del carattere affettivo dell'essere umano, il carattere affettivo. Ma l'affetto, se pensate all'etimologia della parola, affetto ed emozione, ecco che la confusione avviene nel testo con cui Heidegger commenta Agostino, perché Agostino a un certo punto parla delle turbe affectionum, cioè dei turbamenti emozionali. Ma l'affectio, voi tutti tenete presente che parola che deriva dalla radice latina afficere, il verbo afficere. Il verbo afficere significa modificare e corrisponde al greco paschein. Tanto è vero che quello che nei testi, nelle traduzioni latine di Aristotele è trovate detto come accidente, quindi viene da accidit, accidente, nel testo greco è scritto pathos, dal verbo pascon, cioè pasco e accidere indicano la modificazione. La forzatura che fa Heidegger è quella di intendere l'affectio come emozione. Invece l'affectio non è un'emozione, l'affectio è una categoria conoscitiva, mentre l'emozione è una categoria del tutto irriducibile alla conoscenza. È piuttosto la categoria della rottura, la categoria che si esprime nella forma fondamentale, nell'esperienza fondamentale, vorrei dire nel fenomeno fondamentale che è il tempo. Che cos'è il tempo? Il tempo è il continuo. Il tempo non è quello dell'orologio o quello del calendario. Quelli sono i modi per misurare il tempo. Lo diceva già Aristotele. Sono i modi per misurare il tempo. Ma il tempo non c'è. Che cosa c'è? C'è il cambiamento. Noi oggi, in questo momento, siamo più vecchi di 40 minuti di quanto lo eravamo prima. Quindi siamo cambiati. Il tempo siamo noi stessi in quanto cambiamo. Quindi il tempo è la forma emozionale fondamentale, perché anche l'emozione è movere, cioè smuovere. Quindi l'emozione, mentre il percepire, il giudicare, in genere il pensare, sono atti della nostra soggettività, atti in quanto attivi, in quanto azioni, viceversa l'emozione è il momento della passività. Se io sono raggiunto da una notizia triste, io sono commosso, provo un'emozione, cioè esercito la mia vita non ad agire, come nel caso del giudicare, cioè, ma esercito la mia vita a essere colpita. E questo lo si trova molto ben caratterizzato anche nella stessa filosofia greca pre-socratica, questo concetto dell'essere colpiti, del tempo
come qualche cosa che non siamo noi a fare o a percepire, ma siamo noi a subire la differenza. Io mi accorgo di non essere più quello che ero prima. Io questa sera mi accorgo di essere un imbecille rispetto a quello che facevo stamattina, perché non sono riuscito a dire bene quello che volevo dire. No? E quindi il senso dello scacco, il senso della limitatezza, il senso del rimorso. Sono tutti momenti in cui la vita psichica si manifesta non come una forza attiva, ma si manifesta come un subire. E questo è quello poi che mi induce a parlare di una categoria particolare, che è la categoria del patico, cioè di una dimensione del vivere nostro umano che non è identificabile con il pensiero, non è identificabile con la logica, non è identificabile con tutte le forme con le quali noi cerchiamo di costruire, sia pure empiricamente, un discorso, no. È viceversa il fondo oscuro del nostro essere. Quello io lo chiamo paticità proprio perché utilizzo il verbo greco pasco, paskein, che significa vivere, ma vivere in senso del provare. E il provare è molto più frequente un provare negativo che un provare positivo. E comunque il provare non ha nulla a che vedere con il giudicare. Il giudicare viene dopo. Nel momento in cui io vivo un'esperienza, io non giudico, la vivo. Pronuncio anche dei giudizi, ma i giudizi stanno dentro l'esperienza, non sono giudizi sulla esperienza. I giudizi sull'esperienza vengono dopo. E io penso sempre a quel verso di Dante, quando Dante parla del naufrago che, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Sono momenti fondamentali della nostra esperienza. L'esperienza ex perior è l'attraversamento, perior, l'attraversamento. Quindi io vivo, navigo, naufrago, mi batto con le onde, cerco di salvarmi. Quello è il per, l'attraversamento. Così come in un'altra situazione completamente diversa, un matematico deve risolvere un problema, passa attraverso momenti diversi del suo discorso di carattere matematico. Quindi il per, l'attraversamento. Ma quando io ho compiuto il mio discorso, o sono uscito fuori dal mare dove stavo naufragando, che faccio? Mi volgo indietro. Ricapitolo quello che è avvenuto e finalmente giudico. Fin quando io sono dentro una situazione di vita, io non giudico. Posso anche fare dei giudizi, ma i giudizi sono quelli che stanno all'interno del vissuto stesso. Facciamo un esempio. Un professore, visto che sono ero un professore, fa un esame. Si svolge una dinamica, il povero candidato tremante si ferma, il professore cattivo fa una domanda difficile, il povero candidato si affanna, un po' come il naufrago, si affanna a dare la risposta. Mentre questo avviene, mentre il ragazzo cerca di dare la risposta, il professore in mente sua dice: ma questo non ha studiato, questo non ha capito, giudica, no? Ma il giudizio di cui parlo io non è questo, è quello di colui che, il professore per esempio, finita la seduta di esame, si volge indietro,
pensa a quello che gli hanno risposto gli allievi, pensa perché non mi hanno saputo rispondere su certe cose. Allora vuol dire che io ho mancato nello spiegarlo bene. Vedete, il giudizio sull'intera mia esperienza vissuta è diverso dal giudizio all'interno dell'esperienza vissuta. Ecco, allora, questo stare fuori, questo non lasciarsi mai identificare con la vita nel momento in cui la stiamo vivendo, ma semplicemente alla fine giudicare da un lato, ma dall'altro lato accorgersi che il mio giudizio non si potrebbe pronunciare se io non avessi fatto quella esperienza, questo è l'elemento in certo modo patico al quale io alludevo. Ora, io credo che a questo punto noi ci possiamo fermare per due ragioni fondamentali. Primo, perché io sono stanco. Secondo, perché voi siete annoiati di aver annaspato all'interno di questa ricerca abbastanza singolare che abbiamo fatto insieme. Ma spero in un'altra lezione, avendo la mente un poco più chiara di quella che io non ho oggi, di andare a fondo e finalmente capire che cosa io avevo in mente quando ho tentato di parlare a voi. Grazie.